La ragione di questa consultazione è quella di identificare la domanda da parte di tutti i nostri stakeholders per un'iniziativa di tipo globale sugli standard di sostenibilità. E insisto su questa parola domanda, nel senso che l'FRS non si pone in competizione con iniziative esistenti, né quelle dei gruppi di sustainability reporting come SASB, eccetera, né quella della Commissione europea. Noi siamo standard set a livello globale e ci poniamo la questione ai nostri stakeholder se fosse appunto, se è indicato un allargamento della nostra attività verso sustainability reporting. Quindi demand driven è una caratteristica essenziale di questa consultazione. La seconda cosa è appunto che questa iniziativa deve essere compresa nell'ambito della nostra review della strategia che avviene ogni 5 anni e che è cominciata nel gennaio del 2019. Quindi questa consultazione in questo quadro è cominciata alla fine di settembre e ormai sta per terminare, quindi abbiamo fatto un'attività molto intensa di outreach di cui non solo appunto vari workshop, ma anche meetings con Financial Stability Board, il Fondo Monetario Internazionale, soprattutto i regolatori e gli stakeholders in generale. E questa iniziativa che vi ringrazio di aver organizzato deve essere pensata appunto nell'ambito di questa attività che dà legittimità a questo, per noi importante, a questo processo. La consultazione è anche il risultato di un lavoro di pre-consultazione che è durato più di un anno, in cui ci siamo confrontati appunto con i vari stakeholders su qual è appunto la domanda e la sensazione di dove va questo mondo del non sustainability reporting. E abbiamo anche usufruito dell'input di un advisory group che è stato, di cui appunto il chair era Peter Pratt, che era un membro dell'executive board della BCE sino all'anno scorso, e in cui ha partecipato anche Patrick de Cambour, che sicuramente voi conoscete perché appunto è la persona che sta guidando l'iniziativa dell'EFRAG. Dunque, un po' di elementi chiave. Il primo, come ho detto, appunto, è questo che appunto noi non ci poniamo come uno dei tanti protagonisti di questa in quest'area, ma stiamo semplicemente cercando di accertare appunto la domanda per uno standard set globale. Il paper che voi sicuramente avete letto ha un certo ordine delle domande che descriverei da generale a specifico. La domanda più generale è quella se ci sia bisogno di uno standard set globale, dove l'enfasi è sulla parola globale. Nel senso che la risposta a questa domanda non è ovvia, perché si potrebbe anche pensare che appunto iniziative regionali particolarmente ambiziose, come per esempio quella della Comunità Europea, possano essere sufficienti come modello a cui poi altre giurisdizioni si potrebbero adeguare. E quindi la prima domanda è: c'è bisogno appunto di un'infrastruttura globale o no? Se la domanda fosse positiva, allora ha senso continuare con le altre domande, ma insomma questa è la prima però, perché se la risposta è negativa, è abbastanza chiusa l'idea della consultazione. Quindi, se la domanda è positiva, la seconda domanda è in che modo, cioè c'è un ruolo per l'AFRS o no? E se c'è un ruolo per l'FRS, in che modo si può pensare ad una riforma della struttura organizzativa e della governance dell'FRS che possa essere congrua a questo obiettivo? Oh,
Dunque, nella preconsultazione sicuramente noi abbiamo avuto già una sensazione di dove vanno, di qual è la posizione dei regolatori, cosa che ci viene ora via via confermata dalla lettera che abbiamo ricevuto dalle Nazioni Unite, dall'FSB e dalle varie riunioni che abbiamo fatto con i regolatori. C'è una grande preoccupazione cioè, prima di tutto abbiamo identificato un bisogno di standard per la sostenibilità, quindi una domanda, però abbiamo anche verificato, come è stato già ricordato da Agnès, l'esistenza già di un'offerta di questi standard, anzi diciamo siamo di fronte ad un mondo molto complicato, in cui ci sono solo sul clima più di 170 standards, in cui ci sono molte diverse organizzazioni con diversi obiettivi, con una diversa governance che lavorano da molto tempo in quest'area. C'è la task force della TCFD, che è la task force del Financial Stability Board, che ha avuto un certo successo nel raccomandare degli standard che sono stati adottati da un centinaio anche di più di società quotate. Quindi diciamo c'è una situazione complessa in cui da una parte c'è una domanda per mettere ordine e dall'altra parte c'è un'offerta molto frammentata. Diciamo, mi sembra generalizzato questo desiderio di armonizzazione delle varie raccomandazioni, che mi sembra essere un po' la condizione per fare il salto, un nuovo salto, che è quello da passare da un sistema in cui ci sono varie raccomandazioni a un sistema in cui ci possa essere invece un mandatory reporting, con la possibilità appunto di avere anche un sistema quindi di audit, di assurance, eccetera. Scusate, io metto insieme parole italiane ed inglese perché ho presentato questo rapporto sempre in inglese, quindi parlare in italiano mi dà, nonostante io sia italiana, un po' di difficoltà. Spero che mi perdonerete. Allora, una volta identificato il possibile ruolo dell'FRS, se questo appunto in questa sequenza di domande la risposta dovesse essere positiva, noi facciamo una serie di proposte su come questo dovrebbe avvenire. Intanto partiamo comunque anche dalla preconsultazione da una certa simpatia per l'idea che l'FRS possa avere questo ruolo globale. Le ragioni sostanzialmente sono delle ragioni che hanno a che fare con intanto il nostro, diciamo, il nostro record come standard setters per quanto riguarda financial accounting, ma anche come secondo elemento la nostra governance. La nostra governance, che come sapete è piuttosto complessa perché ha questa struttura a tre livelli, però è una struttura che ha una serie di elementi diciamo importanti per uno standard set globale, perché attraverso il monitoring board c'è appunto il monitoring dei regolatori e del Financial Stability Board, dei regolatori IOSCO e compagnia. Il secondo livello è il nostro, quello dei trustees, quindi un organismo indipendente, e poi il livello tecnico che è lo IASB. E in questo in una struttura ibrida in cui pubblico e privato è combinato insieme. Quindi questa nostra governance, la nostra reputazione e la possibilità, se dovessimo andare avanti, di creare quindi una connettività anche con il financial reporting, sono i tre elementi che hanno portato alcune importanti organizzazioni a dire sì, andate avanti. Come noi abbiamo una proposta che appunto sottoponiamo ai commenti degli stakeholder, che è la proposta di formare un Sustainability Standard Setter Board
che opererebbe sempre sotto l'ombrello appunto della Ferres Foundation, separato dallo IASBI, anche per difendere appunto l'integrità dello IASBI e diciamo per non mettere a rischio quello che già esiste, e quindi separato però connesso con e lì abbiamo insomma pensato a varie proposte, ma stiamo ancora raccogliendo suggerimenti, connesso nel senso con un minimo di overlap di membership, però siamo coscienti del fatto che il tipo di expertise per questo nuovo Sustainability Board, se si dovesse creare, è molto diverso da quello dall'expertise dello IASBI, e quindi dovremo in qualche modo fare un grande sforzo di reclutamento di expertise, di capitale umano, che per noi è appunto, come ricordava anche Agnès, completamente nuovo. Quindi diciamo, queste sono diciamo, le idee generali. Naturalmente, e poi il documento continua per dire se si dovesse andare in questa chiedere, se si dovesse andare in questa direzione, quali sono i requirement per il successo di questa iniziativa. Questo per noi è molto importante, questa domanda, perché naturalmente ogni modifica di un'organizzazione comporta anche dei rischi per l'organizzazione stessa, e quindi per noi è molto importante valutarli questi rischi. Quindi alcuni importanti requirement prima che noi per prendere questa decisione sono prima di tutto di avere un supporto sufficiente dalle istituzioni globali, la IOSCO, l'FSB, eccetera. Secondo, un rapporto sinergico con le iniziative regionali che sono in corso, e qui la questione del rapporto con l'Europa è fondamentale, non solo perché l'Europa è molto importante nella nostra governance, ma anche perché l'Europa è in questo momento la giurisdizione più avanzata su questo piano. La terza cosa è una struttura di governance adeguata, l'acquisizione di un'expertise tecnica anche adeguata, funding naturalmente, una governance che permette appunto le sinergie con financial reporting e appunto e far sì ed essere sicuri che la missione di oggi dell'FRS non sia compromessa da questa nuova iniziativa. Allora, questo è il quadro. Affronto ora alcuni dei temi che si sono rivelati sono essere i più controversi in questo processo. Il primo è qual è lo scopo di Sustainability Reporting. Naturalmente Sustainability Reporting è un'area molto vasta, non solo perché comprende dal clima all'aspetto sociale, alla governance, eccetera, ma anche per diciamo qual è il criterio su cui si basa appunto lo standard. Appunto si ricordava Agnès prima la questione della single materiality o della double materiality. Allora, la nostra proposta è quella di cominciare con il clima. Non perché non consideriamo che le altre aspetti della sostenibilità siano importanti, ma perché pensiamo che la questione del clima sia la questione più urgente, e soprattutto che gli standard per il clima richiedono una strumentazione un po' differente che ha una serie di complessità. Si pensa per esempio allo strumento dello scenario, al problema dell'orizzonte, insomma tutta una serie di cose che vanno affrontate, diciamo che hanno una loro complessità, quindi per una ragione sicuramente pragmatica noi proponiamo di cominciare con il clima, però non siamo chiusi all'idea di poi espandere possibilmente lo scopo della nostra attività. La seconda cosa è la questione della materialità. Noi non indichiamo necessariamente single materiality, ma poniamo il problema della difficoltà di partire subito sulla double materiality come standard setter globali in una situazione in cui i framework legali e le politiche pubbliche sono molto eterogenee. Nel senso che standards
per appunto l'impatto dell'impresa sull'ambiente, hanno bisogno naturalmente di essere congrue a schemi legislativi e di public policy che purtroppo non sono omogenei nel mondo. Quindi noi proponiamo di mantenere il nostro focus sugli investitori, che è il focus dell'AFRS, e riconosciamo l'idea che c'è bisogno anche della seconda materialità, ma proponiamo questo concetto della dynamic materiality, che è un concetto che, se volete, abbiamo elaborato anche insieme agli altri, a SASBI e agli altri gruppi che si occupano di reporting per la sostenibilità. Quindi l'idea di riconoscere l'interazione tra le due materialità, ma di procedere in modo graduale rispetto anche alla dinamica del mondo della public policy. Per esempio, in Europa il Paris Agreement è legge, mentre in altre giurisdizioni non lo è, quindi chiaramente se gli standard devono essere appunto mandatory, dobbiamo andare con delicatezza verso questo argomento. Però appunto siamo anche noi simpatetici all'idea che quello che alla fine si vorrà è la double materiality, però appunto sappiamo anche che alcune giurisdizioni andranno più velocemente di altre, perché hanno tutto un insieme di altre politiche complementari che possono permetterglielo. E da qui arrivo al nostro discorso, al rapporto con l'Europa. Allora, è assolutamente inconcepibile che questa iniziativa dell'AFRS venga vista come alternativa all'iniziativa europea. Però non posso negare che il rapporto con l'Europa in questi mesi di consultazione è stato forse il più difficile, paradossalmente. Perché l'Europa in questo momento ha questa ambizione del Green Deal in cui sta mettendo insieme una serie, cioè diversi strumenti per arrivare a un target ambizioso che si è dato, su cui io ho una simpatia diciamo al 100%, e diciamo la questione degli standard è vista in questo framework più generale. Dove io credo che l'Europa forse forse sbaglia è di pensare che l'Europa possa diventare lo standard globale. Allora, la questione del clima è sicuramente una questione globale. I mercati sono globali, i governi non sono globali, quindi noi dobbiamo riuscire a proporre degli standard che siano globali quanto i mercati, ma che permettano appunto alle giurisdizioni più avanzate di poter andare avanti e di poter in qualche modo funzionare da esempio. Questo è molto complicato. Per arrivare a degli standard globali ci si può arrivare o per imitazione, appunto l'Europa va avanti e gli altri seguono, o ci si può arrivare con quello che proponiamo noi, cioè con un core di standard globali, possibilmente AFRS, che però si relazionano a degli standard più ambiziosi dell'Europa o della Nuova Zelanda o di chi per lui, in una situazione in cui questo standard core non sia incompatibile con quelli più grandi, ma sia in qualche modo nested, cioè nel senso che quelli più ambiziosi siano, diciamo, non in contraddizione con il core invece degli standard dell'AFRS. Quindi in qualche modo una piattaforma che renda possibile questo diverso grado di velocità, a cui poi i paesi si adegueranno a seconda appunto del processo democratico, politico che rende questo legittimo naturalmente. Quindi ci sono complicati problemi di legittimità, di governance, ma è sicuramente quello che nessuno vuole è cercare di fermare le iniziative che sono, diciamo, che sono più ambiziose.
Io credo che se si guarda all'esperienza dell'FRS rispetto all'esperienza del GAAP americano, si vede che alla fine, se si vogliono standard globali, c'è bisogno di una struttura globale. La struttura globale è quella che ha più, diciamo, una chance di portare appunto gli standard all'adozione di più paesi per gli standard. Comunque questa è una discussione aperta, ancora aperta tra noi e la Commissione, e quindi per noi è molto importante sondare sopra i paesi membri dell'Unione Europea. L'altra cosa, quindi ho parlato di double materiality, di rapporto con l'Europa. La terza domanda che mi è stata fatta è quella del rapporto con gli altri standard setters. Gli altri standard setters, cioè le cinque grosse organizzazioni, sono in un processo di consolidamento e questo noi lo vediamo con grande favore. E abbiamo già, diciamo, avuto vari incontri. Credo che quello che succederà è sicuramente l'assorbimento, se noi dovessimo andare avanti, del nuovo standard, del nuovo board, di gran parte dell'expertise della TCFD, perché la TCFD è una task force, quindi a un certo punto dovrà atterrare da qualche parte, quindi se un nuovo standard, un nuovo board sotto l'ombrello dell'FRS potrebbe essere appunto la casa naturale della task force della TCFD. Le altre organizzazioni, quindi questo vuol dire anche in gran parte l'expertise di SASB, le altre organizzazioni però appunto potrebbero evolvere in qualche modo in un'altra maniera, cioè come fondazioni, come momenti appunto di ricerca e di riflessione, perché questo sicuramente non è un mondo statico, è un mondo che nei prossimi anni continuerà ad evolvere, e quindi vediamo appunto la relazione con queste altre organizzazioni in questa maniera, e credo con un grande, insomma, con un grande consenso, insomma, da parte di tutti quanti. Quindi, diciamo, per rispondere alle tre domande che mi erano state poste, sicuramente questa non è una iniziativa per fare concorrenza a ciò che esiste, casomai è un tentativo di consolidamento, ma di consolidamento che passi dall'alto invece che da un processo competitivo dal basso verso l'alto, perché pensiamo che debbano essere alla fine lo IOSCO, l'FSB, eccetera, a pronunciarsi e quindi insomma, dare il benestare, diciamo, al possibile federatore. E il secondo elemento molto importante è il rapporto con l'Europa, in cui siamo coinvolti. Abbiamo fatto appunto molte riunioni. Lo stesso appunto Patrick de Carvourg ha partecipato come advisor alla stesura del nostro documento, e appunto l'idea è di trovare la chiave per poter essere globali, però diciamo in una maniera, mantenere un rapporto di collaborazione e con la Commissione europea. E qui chiudo. Grazie.